Garanzia Giovani è il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Il programma Garanzia Giovani è gestito dalle regioni con il coordinamento del Ministero del Lavoro. In Campania sono 98.022 i giovani che sono stati avviati ai servizi di orientamento, orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, tirocinio, servizio civile, formazione o autoimpiego. Di questi, 33.729 hanno ottenuto un contratto di lavoro. 18.674 sono stati poi inseriti in percorsi di tirocinio presso aziende private o enti pubblici. Garanzia Giovani offre 6 mesi di tirocinio retribuito, che rappresentano in molti casi un trampolino per l'accesso ad un contratto stabile di lavoro. Sapere di poter contare e valutare bene del personale serve ad un progetto di crescita di un'azienda. Il nostro scopo non è stato quello di prendere delle persone per tamponare 6 mesi di attività a carico dello Stato. Il nostro scopo è stato quello di sapere valutare in questi 6 mesi delle persone che venivano per la prima volta ad approcciarsi al mondo del lavoro. Abbiamo assunto dei 56, 22 persone, quindi siamo poco sotto il 50%, 22 persone con contratto a tempo indeterminato alla fine del periodo di stage. Altre 2 persone sono state assunte presso altre nostre strutture del gruppo, altre 4 persone hanno avuto un contratto invece temporaneo in sostituzione, per sostituzione ferie o integrazione. Quindi è un numero di 28 persone su 56 che complessivamente sono stati utilizzati. Ero molto scettica, perché oggi quando ti propongono un lavoro la devi prendere sempre con le pinze, non sai mai effettivamente che cosa ti verrà proposto, però ci speravo perché sapendo che il tirocinio l'avrei fatto presso la struttura Pineta Grande, di cui avevo sentito parlare, sapevo della serietà della struttura e quindi ci speravo veramente di poter poi entrare nell'organico di questa struttura. Il progetto di Garanzia Giovani è servito tanto, oltre che poi alla fine siamo arrivati al contratto a tempo determinato, ma al di là del contratto è servito come formazione professionale. Infatti ha migliorato parecchi aspetti della mia professione e mi ha fatto conoscere dei nuovi. L'università ti prepara nella maggior parte degli ambiti infermieristici a svolgere il proprio lavoro, ma lo stage è servito tanto proprio a migliorare questi aspetti lavorativi che poi mettiamo in ambito ogni giorno. Ho fatto un percorso universitario con un tirocinio presso i laboratori all'interno dell'università. Però quello che ho potuto notare, diciamo, innanzitutto sono campi di, diciamo, affini, ma con strumentazioni completamente diverse. Le strumentazioni che ho potuto trovare qui a Pineta Grande sono nettamente, diciamo, superiori, all'avanguardia rispetto ad altre esperienze che ho avuto in passato.